Posso finalmente respirare. Respirare. Finalmente. Questi 3 punti sono arrivati. Mamma mia. Che importanza vincere oggi, ragazzi. Di un'importanza incredibile. Io, ragazzi, non posso parlare della prestazione perché non ho visto la partita. Ho seguito il risultato in tempo reale. Ho visto che comunque ha segnato poco prima Brunori sul rigore. E poi ha segnato Valente. E devo dire in un campo anche non facile, in un campo come quello del Modena che prima di questa partita era tredicesima, quindi comunque in caso di vittoria sarebbe andata addirittura, cioè praticamente sarebbe arrivata decima superando il Cagliari, quindi comunque una squadra non proprio facile da sfidare fuori casa. Tra l'altro un Palermo che nelle ultime partite sappiamo benissimo i risultati che ha fatto. Abbiamo deluso le aspettative. Come ho detto, io quest'anno non mi aspettavo un campionato incredibile da playoff o cose del genere e non me lo aspetto tuttora. Mi aspettavo un campionato da metà classifica. Diciamo che per adesso ci siamo quasi a metà classifica, diciamo. Però la cosa più importante è essere uscito da quella zona che spaventava un po' tutti, che era quella la zona playout e cose varie. Dove in quel momento noi c'eravamo, perché ragazzi siamo a 12 punti, prima eravamo a 9 punti, quindi addirittura non è che eravamo in zona in playout, eravamo addirittura retrocessi matematicamente senza fare playout e cose del genere. Quindi sicuramente una vittoria che diciamo, fa un po' respirare. Non è stata sicuramente una partita incredibile, però sicuramente con orgoglio e da vera squadra ci riusciamo a portare questi 3 punti. E a casa, sinceramente, ragazzi, non voglio dire nulla su prestazioni o cose varie perché comunque non ho, come ho detto, non ho visto la partita. Ha segnato Brunori sul rigore al 90esimo. Poi finalmente si sblocca Valente, incredibilmente, stranamente, ragazzi, sapete, io non sono un vero amante di Valente, non mi fa tanto impazzire. Se no, praticamente alla fine del primo tempo, poi un secondo tempo abbastanza, diciamo, tranquillo, o comunque siamo riusciti a tenerci il doppio vantaggio. Sappiamo che la difesa non è il nostro punto forte. Avevo paura che potessimo fare qualche cavolata e riaprire la partita. Non è stata così. 3 punti importantissimi, ragazzi. So che questo video durerà veramente molto 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 poco, ma ripeto, non avendo visto la partita non mi posso esprimere sulla prestazione dei giocatori. Sicuramente posso dire che questa è una vittoria importantissima, che finalmente in campionato ci tira un po' su. Adesso che chissà, raga, i playoff non sono lontanissimi. Per me quest'anno è complicato, però, ragazzi, sappiamo benissimo che nel calcio bisogna sempre credere e sperare perché tutto può succedere. La zona playoff, andiamo a vedere in classifica quanti punti di distanza è da noi. E la zona playoff, la zona playoff è a 18 punti, noi siamo a 12 punti, siamo a meno 6 punti. Non è impossibile. Sicuramente se il Palermo se ci mettiamo la cattiveria e la grinta che riusciamo a mettere, soprattutto quando siamo dentro casa, sicuramente, ragazzi, possiamo fare cose importanti e chissà, arrivare in zona playoff. Ma magari. Comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del Palermo. Io sono molto contento per questa vittoria. Come sempre, ragazzi, vi ricordo che tra un po' uscirà il post-partita del Napoli. Vabbè, meglio non dire nulla. Come sempre, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. E ci vediamo tra un po' con il post-partita di Napoli Sassuolo. Bella.